pace e bene. Oggi vorrei raccontarti una piccola storia. C'era una volta un passerotto che viveva la sua esistenza come una serie di ansie e punti interrogativi. Era ancora nell'uovo e si tormentava. Riuscirò mai a rompere questo guscio così duro? Non è che cascherò dal nido? I miei genitori provvederanno a nutrirmi? Nacque, crebbe e questi timori passarono, ma altri lo assalirono, mentre tremante sul ramo doveva spiccare il primo volo. Ma le mie ali mi reggeranno? Non è che mi spiaccicherò al suolo? Chi mi riporterà poi quassù? Naturalmente imparò a volare. Superati questi timori, cominciò di nuovo a pigolare. Ma troverò una compagna. Potrò costruirmi un nido. Anche questo accadde, ma il passerotto si angosciava. Ma le uova saranno protette. Potrebbe cadere un fulmine sull'albero e incenerirci tutti. Oppure potrebbe venire un falco e divorarci, ma riuscirò a nutrire i miei piccoli. Quando i piccoli crebbero e si dimostrarono belli, sani e vispi e cominciarono a svolazzare qua e là, il passerotto si lagnava. Troveranno cibo a sufficienza. Sfuggiranno al gatto e agli altri predatori. Poi un giorno, sotto l'albero, si fermò il maestro. Additò il passerotto ai suoi discepoli e disse: «Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, eppure il Padre vostro li nutre. Perché dunque vi preoccupate del domani? Il Padre vostro sa di cosa avete bisogno. Cercate anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia e tutto vi sarà dato in sovrappiù». Sì, caro fratello, cara sorella, quante volte presi dall'ansia del domani ci dimentichiamo di gustare la provvidenza di Dio che agisce nell'oggi? Il Signore ci invita a darci da fare, certo, ma anche e soprattutto a saperci affidare. Che il buon Dio ti benedica.